Buongiorno, benvenuti nel nostro studio. Grazie innanzitutto all'invito a prendere parte a questo concorso. Rane Mutua e la Torre Littorio sono due simboli della nostra città e siamo onorati di potervi proporre le nostre idee. Abbiamo affrontato i 3 interventi, la caffetteria, il ristorante e l'ascensore, con grande umiltà e attenzione al contesto, data la posizione unica della torre tra Piazza Castello e Via Roma. Iniziamo la caffetteria. Potrebbe essere davvero qualcosa di unico, con viste mozzafiato sulla città, la collina e le Alpi. Tuttavia c'è un problema. Il panorama all'interno dell'edificio è parziale, le finestre sono relativamente piccole e non possono essere allargate. Come fare quindi? La nostra idea è creare una seconda pelle all'interno dell'edificio, un grande schermo che faccia vedere in tempo reale che cosa succede in città. Come se al posto del muro si aprisse una finestra gigante di 3 piani, il 17esimo, il 18esimo e la nuova terrazza accessibile al 19esimo. Un gioco di parallasse per scoprire un panorama inedito. La città così come oggi, ma anche perché no, come d'inverno e come d'estate. Oppure come era ieri e come sarà domani. Poi c'è il ristorante, 50 metri più in basso, a livello dei tetti di Piazza Castello. Qui è come se fossimo a teatro. Per questo abbiamo immaginato di collegare il 7° e l'8° piano della torre e il solaio intermedio esistente con una sala su 3 livelli. 3 spalti che scivolano verso la piazza, quasi si trattasse di un palco verso il Palazzo Reale. Un palco reale. Il menù, studiato con lo chef Alfredo Russo del ristorante Dolce Stil Novo alla Venaria Reale, riprende queste suggestioni, cercando di creare una sala che richiami persone tutte le ore del giorno, di pomeriggio come di sera. All'esterno invece abbiamo pensato di minimizzare l'impatto dell'intervento. Una scatola di cristallo con sopra una nuvola verde, come poco più in là già avviene su Via Roma con le terrazze verdi degli attici, e come abbiamo fatto a Milano nel nostro progetto per Trussardi in Piazza della Scala, un intervento che viene spesso preso a modello dalla sovrintendenza come integrazione di successo tra passato e futuro. Infine l'ascensore. L'idea di attaccarci ai muri esistenti in travertino non ci convinceva. Sarebbe stato un segno forte, che avrebbe intaccato l'architettura compiuta della torre. Abbiamo pensato allora a qualcosa di staccato, un pennone indipendente, slanciato e luminoso per raccontare quello che succede in città. Gli ascensori lo risalgono compiendo una spirale, usando una nuova tecnologia e permettendo ai visitatori una vista a 360 gradi sulla città. Potrebbe essere alto quanto la torre stessa oppure di più, magari 150 metri come gli anni dell'Unità d'Italia. Le nostre simulazioni mostrano che l'investimento avrebbe un tempo di ritorno di meno di 4 anni e che il nuovo ascensore potrebbe presto diventare la nuova bandiera di Torino e della Reale Mutua.